Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a vedere lo stadio del PSG, Parco dei Principi, dove gioca Cavani, Mbappé, Neymar, giocatori di classe. Ho 20 euro, però non andrò dentro lo stadio, sto andando fuori e poi andrò al Megastore per vedere com'è, perché non ci sono mai stato. È un luogo dove giocano un sacco di squadre italiane, un sacco di squadre da Champions, e secondo me sarà un bellissimo stadio da vedere. Comunque scrivo giù i vostri commenti su come è lo stadio, perché non ci sono mai stato. Spero di vedere un bello spettacolo. E niente, aggiornamento dopo. Arrivo da Parco dei Principi, adesso devo uscire e poi arrivo. Sono alla stazione, non mi ricordo come si chiama, però tra poco sono arrivato, aggiornamento tra poco. Raga, sono arrivato a Parco dei Principi, eccolo qui. Questo dove ha giocato il Paris Saint Germain, il Napoli, la Roma, non lo so. Per un sacco di squadre italiane hanno giocato qua. Guarda, una cosa grandiosa sto stadio, guarda qua, va. Non ho mai visto uno stadio più grande di questo, forse l'Emirates, ma non lo so. C'è il Mondiale Femminile di Francia, guardate, tutto decorato, tutto qua, guardate, non è bello questo stadio. Naturalmente da dopo. Adesso voglio cercare il PSG Store, perché non lo trovo. Sono davanti allo stadio, qua, France 2019. Voglio cercare il PSG Store, perché non mi sembra di trovarlo. Mi sa che da queste parti, ma non lo so, qua c'è il Parco dei Principi, non lo so, lo vado a cercare. Raga, ho trovato il Megastore, è questo qui. Mo' entriamo e vediamo che tengono, perché sono molto interessato a vedere che tengono. Vabbè, andiamo dentro, va. Entriamo. Eccoci qua. Tengono, qua giù. Qua tengono i palloni, le magliette. Tengono mette altri palloni. La cosa è che cosa mi prendo, perché vorrei prendermi un souvenir da portare in Italia. La tuta, altre tute, palloni, c'è praticamente un po' di tutto. Queste maglie del PSG, altre maglie, quello non so chi è. Mi sa che mi prendo quel pallone Nike lì, vado per, mi sa, o questo qui blu o questo qua rosso. Quale mi piglio non lo so. Queste maglie che costano, guarda qua, 140 euro col caro, me lo prendo. Vediamo quanto costa questo pallone, che mi... Però mi prendo 27 euro, madonna mia. Questo è proprio una rapina qua, vediamo quanto costa. Teoricamente non questo. Il giorno dopo cosa mi prendo? Ho pigliato questo pallone qua perché era il più economico che potevo trovare. Qua c'è lo stadio. Sì, questo qua è lo stadio. Qua c'è lo store, veniteci, è bellissimo, qua c'è lo stadio, c'è il mondiale femminile, ecco, è lì il mondiale femminile, qua c'è tutti i sponsor, guardate che non sono sponsorizzato da questi qua, pubblicità se volete, poi c'è l'altro France 2019, da lì entrano i giocatori, da lì, qui, il bus si ferma qui, lì entrano i giocatori, qua dovrebbe essere il PSG, ma è stato coperto da tutta questa cosa per pubblicità desta minchia. Qua sono i giocatori e aggiornamento dopo. Dietro di me c'è un'altra parte dello stadio, qui una zanzara, qui c'è uno stadio, qui cammineremo adesso fino a quando arriviamo alla metro. Qui è bellissimo, c'è questo stadio, non l'ho mai visto raga, ma è lo stadio più bello che la Francia abbia. Praticamente questo stadio è stato costruito nel 1987, non lo so quando, però uno stadio che tiene classe, guardate qua, uno stadio che tiene classe perché ci ha giocato un sacco di squadre, tipo il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico, la Juve, non so se ha giocato qua,
però ho giocato pure la Roma, il Napoli, 2-2 fatto qua, qui, proprio qua, 2-2, ci ho giocato mi pare l'Inter, il Milan, no, non lo so, però un sacco di squadre italiane, tra cui il Napoli, ho giocato qui. Deve essere stato bellissimo. Oggi non ho un biglietto per le Women's France, se no faccio ovviamente il vlog. Però spero un giorno di venirci qui. È uno stato abbastanza grande, più, però è lo stesso, giudicando dalla grandezza, è la stessa grandezza dell'Allianz Stadium. Guardate qua, è uno stato proprio perfetto. Dovrebbero fare dei piccoli decorazioni allo stadio, però secondo me è uno stato che è abbastanza successo nel mondo francese, perché qua in Francia secondo me tutti quanti lo riempiono in Champions League. Qua ha giocato pure l'Arsenal, il Tottenham, tutte le squadre europee più importanti hanno giocato in questo stadio. Guardate qua, un'altra cosa, è stato proprio bellissimo. Io e aggiornamento a dopo. Ok, ho visto lo stadio, è questo qui, guardatelo, è bellissimo. È un bellissimo stadio, forse un giorno potrò andare allo Juventus Stadium, perché non ci sono mai andato, ma questo qua è abbastanza vicino a quanto è importante lo Juventus Stadium. Adesso proverò ad andare in Spagna, in Portogallo a vedere, o allo Juventus Stadium in stesso, a vedere altri stadi. Però questo qua c'è pure il galletto del calcio francese. Speriamo che un giorno potrò andare allo Juventus Stadium, andrò al Camp Nou, al Bernabeu, vi porto con me. Ma guardate quanto è bello questo stadio, un po' come ho detto, deve essere ripittato un po' queste cose tristi qua, queste travi grigie, ma secondo me, devo dire una cosa, è un bellissimo stadio, perché secondo me il PSG se ne incassa i soldi, guardate, se ne incassa di soldi il PSG con tutti questi cosi, andare lì dentro, 140 euro una maglia di calcio, vi rendete conto? Il PSG se ne incassa i soldi, e comunque al proprietario arabo che comunque si riesce a comprare giocatori come Neymar, Mbappé, Cavani dal Napoli, questi giocatori hanno un sacco di soldi, perché gli arabi sono molto ricchi, sono gente ricca, capito? Non è bello, sai, guardate, quei soldi che tengono, cioè, una piccola pittatina, no. Comunque, sto stadio non mi ha deluso. Vi porterò un giorno qui dentro a vedere una partita, ovviamente contro la Juventus, se ci sta la Juventus, se si becca il PSG. Però sto stadio secondo me è uno degli stadi più famosi d'Europa, il Piazza dei Principi, cioè, ma è un principe lui stesso praticamente. E secondo me i prezzi allo store dovrebbero un po' abbassarsi, perché non è giusto che noi andiamo a spendere tipo 1000 euro per una maglia di calcio che fate pure chissà dove. Qua entrano i tifosi, qua France 2019, si vede. Sto stadio secondo me è uno degli stadi più belli della Francia. Qua vedete nuovo lo stadio. E niente, comunque il vlog si conclude qui. Grazie per aver guardato. Posso dire sempre, sto stadio è bellissimo, guardate ragazzi, non sono mai stato uno stadio più bello di questo all'estero, sono in Inghilterra qualche volta, adesso sto in terra francese, sono andato allo stadio, combatto sto coso, la busta PSG, e niente, dentro due mesi sta il coso, il Parco dei Principi, adesso mi devo andare, ciao, ci vediamo dopo, farò più video per le review, non so quando, però ciao. Posto di voi sempre, grazie per aver guardato, i vlog arriveranno più spesso la prossima stagione, ciao. Posto di voi sempre, grandissimo stato questo qua, ciao. Ciao, 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 posto di voi sempre.